E uno dei momenti di questa mostra, cioè questa mostra sarà aperta dall'8 fino al 22 di dicembre, e ci sono tre momenti importanti in questa mostra, che sono il soqquadro. Il soqquadro italiano è qui rappresentato Vincenzo Capezzuto, Buonasera, che è uno tra i più salve. grandi cantanti lirici, Canta, grazie, tanto grazie. che per fortuna in Italia, raramente in Italia perché è sempre in tournée in giro per il mondo, cioè è tornato da Dal Brasile. Brasile, sì. E andrai a... Adesso vado a casa a mangiare per il Natale, perché poi dopo Bene. ripartiamo in quarta, insomma. E quindi uno dei momenti che noi che avremo per ricordare la resistenza è per far partecipare le persone e condividere anche certi aspetti piacevoli della musica di quei tempi, è ascoltare queste canzoni, fra cui anche Bella Ciao, che canta Vincenzo. Sempre a sfondo della Sì, resistenza sì. oppure No, sono no, no, canzoni sempre il tema è sempre la resistenza, in senso l'Italia. lato, però non soltanto italiano. Infatti il programma musicale sarà un po' più vario rispetto, ci sarà la musica sicuramente italiana della resistenza, ma anche della musica spagnola. Giuseppe Parisini, detto GP da me, ti ringrazio Niente, tanto. grazie a te. Grazie Buona Pia. serata, grazie mille e a A presto. presto, Ciao, ciao. grazie. Ciao, faremo un'Italia di Pia sempre con Gippone quando presenteremo il tuo prossimo tuo video. Ok, quello è sicuro. Ciao, grazie, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Facendo la resistenza abbiamo riscattato la dignità del nostro popolo nella considerazione degli altri. È per questo che oggi possiamo vantarci a testa alta di essere una repubblica democratica e antifascista. D'altra parte, che colpa potevamo avere se i nazisti uccidevano gli innocenti? Noi abbiamo sempre colpito direttamente loro, le loro sedi, i loro treni, i loro automezzi. Loro se la prendevano invece con donne e bambini, uccidevano innocenti per rappresaglia, compivano stragi orrende come quella di Marzabotto, si abbandonavano ad atrocità così infami che non si possono nemmeno raccontare. Eravamo colpevoli noi di quelle stragi? No, noi combattevamo contro nemici che avevano perduto ogni traccia dell'onore militare e della dignità umana, contro belve sanguinarie che dovevano essere sconfitte e basta. E questo è il fiore del